Negramaro, Giuliano San Giorgi, bentornati a casa intanto, grazie, grazie. In un teatro meraviglioso. Stupendo. Questo tour nei teatri, insomma, che emozioni dà? Ma l'emozione più forte, cioè quella che abbiamo cercato per più di 2 anni, no? Di avere un contatto quasi fisico, vero, col pubblico, con le persone, con gli amici. Quindi proprio per nostra scelta, dagli stadi ai palasport, che era tutto quasi impossibile da fare, a un certo punto abbiamo detto bisogna incontrare la gente porta a porta, gli amici porta a porta, e imparare di nuovo a non avere paura dell'altro da noi. E quindi Lecce, questo teatro poi in particolare, è una bomboniera stupenda, lo abbiamo proprio voluto. Lo sai che dallo stadio a un teatro diventa difficilissimo gestire, se non altro la gang di amici che viene, esatto, a stare con te in concerto. Mi hai rubato la prossima domanda, perché quello di Lecce è un pubblico che insomma ti conosce, ti segue, ti stima. Il problema, meno male che in tutta tempo. Italia è così, quindi sì, abbiamo avuto questo tipo di problema ovunque, però l'abbiamo gestito però come scuola. Ci sono gli amici, no? Quelli con cui sei cresciuto. Abbiamo spento i cellulari. No, 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 è bellissimo. Poi un po' il tour è bellissimo, lo porteremo in tutta Europa. Anche questo era il desiderio, cioè Di ripetere un'esperienza del 2007 che ci aveva portato al primo San Siro, con una consapevolezza nuova. Poi la cosa più bella che sta succedendo è che abbiamo un repertorio così bello dopo 20 anni, fra qualche mese saranno 20 anni dal primo disco, ed è così bello giocare con la musica quasi come se non fosse la tua, cioè è un po', siamo diventati cover band di noi stessi, nel senso che io quando canto Tenco mi diverto, quando canto Dalla mi diverto, oggi quando canto in Negramaro finalmente mi diverto, perché non sono più miei, non è più una canzone mia, faccio parte del pubblico, facciamo parte di quel pubblico che ha goduto per 20 anni di questa bellezza. E oggi siamo a casa, un posto stupendo, un teatro incredibile. Ed è bellissimo avervi a casa, non vediamo l'ora di ascoltarvi questa anch'io. Sera e anche domani. Guarda, vengo pure io, se mi sa, vengo a trovarvi. Sei il nostro gradito ospite. Grazie ciao, Giuliano, e grazie Negramaro. Ciao, ciao, ciao.